secondo elemento, penso che la decisione necessariamente e ragionevolmente arriverà nell'ambito di, quella, di quell'arco temporale che va un po' a dare una risposta alle ultime seconde dosi avvenute negli ultimi 6 mesi. Il vero blocco qual è? Che stiamo parlando di una popolazione che si è vaccinata, cioè gli under 60, mediamente intorno a maggio. Quindi a fine anno di riffa di là fa qualcuno deve dire qualcosa, perché se no c'è qualcuno, cioè, cominceremo a avere delle fasce di età che sono fuori, hanno già passato i 6 mesi dalla seconda dose. Perché io ho fatto il 12, e, il 12 maggio e poi l'ho fatta l'8 giugno, roba del genere, quindi anch'io ho questo problema il 1 gennaio. E quindi penso che accadranno queste due cose, comunque le autorizzeranno, perché ci sarà anche la necessità di fare le chiamate che devo fare, magari decideranno in maniera volontaria, non lo so, ma io ho l'impressione che decideranno, perché poi è un fatto di farmaco, quindi diranno che si può fare, punto. E, ma lo faranno per entro fine anno sicuramente, se no poi abbiamo qualche guaio. Prego. Scusa Michele, si era prenotata Silvia Moscardi, poi Russi Moro, Chiovesan e Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Molti ultra sessantenni ovviamente hanno fatto AstraZeneca, perché era... Ecco. Allora tutti domandano, è possibile fare AstraZeneca? Noi abbiamo provato anche a chiedere all'ASL, però attendevamo con una sua risposta ufficiale. Poi c'è un'altra questione. Qualcuno si è già prenotato, nonostante non, l'hanno prenotato nonostante non fossero completi i 6 mesi dall'ultima dose. In questo caso ci sono problematiche. Li rimandano a casa, ma se non sono però fragili. Hanno accettato la prenotazione, perché ce l'hanno proprio la prenotazione. Può essere un bug del sistema. Okay. Perché a me è capitato, una signora mi ha contestato questo e effettivamente non è, la legge dice 6 mesi, c'è cioè la legge, la direttiva. Sì, no, ma glielo dico perché una persona mi ha fatto vedere la prenotazione, non erano 6 mesi. Sarebbe interessante sapere il nome per verificare dov'è il problema informatico, perché magari ci aiuta anche a risolvere il problema di altre persone che poi si trovano prenotate per loro. Sì, sì. Una fragile? No, fragile. Avevano 28 giorni, potevano dopo 28 giorni la fascia di quelli proprio delle categorie... No, non è una persona fragile a 61 anni, non è una categoria... Ma potrebbe avere una patologia per la quale è catalogata come fragile. Vabbè, mi informerò. Anche un diabete insulino dipendente va in quella direzione. Mi informerò. Però se ha una patologia, ma ci dica il nome, se ci dà il nome la risolviamo in 3 secondi. E quella di AstraZeneca, che era, perché adesso si parla di seconda dose di Johnson. No, seconda dose di Johnson è un'altra roba, perché se si è visto... Siccome sono tutti e due ormai tagliati fuori, volevano, c'erano questa domanda. No, si fa Pfizer. Un'ulteriore domanda. Si fa Pfizer. Ah, ok. Sì, diciamo, si fanno gli RNA messaggeri, cioè non... In tutti e due i casi. Quindi si fa una vaccinazione eterologa. Ok. E peraltro non vi ho detto, ne abbiamo quasi 900.000 dosi a magazzino, 800 e quante sono? L'ho visto stamattina. 880... E ovviamente sono Pfizer. 513.000 di Pfizer, 348 di Moderna. Prego, altre domande? Nico Russi Moro. Allora, volevo chiedere se possiamo fare un po' di ordine con queste terze dosi, così facciamo capire bene la gente. Allora, volevo capire in questo momento noi a chi le stiamo facendo e a quanti pazienti, cioè
a quanti over 80 li stiamo facendo, a quanti ospiti e dipendenti delle non abbiamo distinzione per categorie, possiamo averlo ma oggi non ce l'abbiamo. Ecco, e dove siamo arrivati? Cioè noi abbiamo iniziato a farle anche i sanitari, abbiamo iniziato. Sì, noi abbiamo adesso sanitari, RSA e tutti gli over sopra i 60. Ovviamente le due categorie più aggredite, oltre ai fragili. Ci sono anche i fragili. Sì. Le categorie più aggredite sono le RSA, sì, sanitari e fragili. I fragili, peraltro, abbiamo iniziato velocissimamente con la convocazione addirittura. Ecco, riuscite a farci avere poi uno schermo per capire quante persone. Non so se in giornata non riusciamo a farlo avere. Ecco, tra questi il Ministero della Salute dice oggi bisogna cominciare a fare la terza dose anche a chi ha avuto l'unica dose di Johnson & Johnson. Abbiamo iniziato anche con loro o no? No, non è arrivata nulla. Ok, perfetto. Cioè sappiamo che siamo pronti per, ma sì, non abbiamo visto nulla. E anche dei vaccinati con Johnson & Johnson riusciamo a avere un numero? Sì, sì. Poi volevo chiedere un'altra cosa, certo. Posso ricordare una roba, visto che parla di Johnson & Johnson? Che, sì, salvo qualche caso, diciamo, ma che sono infinitesimali. Vi ricordo che questa regione, lo dico anche perché quando vedo le statistiche nazionali, cioè, a parte il fatto che noi abbiamo fatto, siamo tra i primi per le vaccinazioni, tra l'altro è uscito Gimbel stamattina, ha detto i primi ad aver vaccinato per come performance, parlavano ad esempio del corpo insegnante, eccetera, sono proprio i veneti. È uscita Gimbel stamattina con una, valorizzando il Veneto e mi sembra le Marche, se non ricordo male. Però volevo dirvi una cosa, ricordiamo sempre che questa regione ha fatto la scelta di non fare gli Astra Day e di non scendere sotto i 60 anni in quel turno. Con il vettore virale. Col vettore virale, okay. Cioè Johnson & Johnson. Capite che se tu fai ai 20 anni Johnson & Johnson, fai una iniezione e una persona, sei presto ad alzare la percentuale. Quindi noi, questa è veramente una bella percentuale perché è di virtuosità totale per le scelte che abbiamo fatto. Okay. Poi un'altra cosa volevo chiedere. Allora, il Presidente aveva presentato un po' di mesi fa un progetto interessante che avrebbe dovuto coinvolgere a campione le persone che andavano a vaccinarsi, esatto, con un prelievo del sangue prima e dopo per capire la durata degli anticorpi. Ecco, a che punto è questo progetto? Andando avanti, dopo, la dottoressa dopo vi dice poco. Qualche risultato c'è già? No. Un aggiornamento. No, lo dobbiamo presentare, dai. No, chiedo perché mi interessa. E l'ultima cosa, mi segnalano una foto. Quarta domanda. No, questa è la terza. La quarta? Ma no, Presidente, la terza. Oh. Mi segnalano un focolaio importante ad Abano Terme, fra scuole, associazione di rugby, eccetera. Mi potete dare qualche delucidazione? Non abbiamo i dati. No, cioè, no, no, questa cosa di Abano Terme, però... È di stamattina? È di stamattina. Di ieri. Io l'ho sentita stamattina, però non lo so, non è sotto controllo. Nel senso che non sappiamo ancora quanti casi, no, ci sono. Ma chiamiamo, no, se possiamo chiamare. Sì, perché riguarda i ragazzini, per cui. Sì, ma guarda, dopo avete tutti i dati sui ragazzi. Fra l'altro da noi vanno anche a scuola, con nonostante il contagio in classe. Oltretutto stiamo facendo una bella roba. E prego, non so chi c'era. Alessia Piovesa. Terza dose, sempre. Nella categoria fragili ci sono anziani, immunodepressi e altre categorie con patologie specifiche, anche con patologie sopraggiunte in fase magari per incidenti, aneurismi o... Come conoscere queste categorie? Perché molte persone che sono in categorie che si considerano fragili non sanno, no, se possono accedere alla terza dose. È vecchio e annoso problema, cioè, purtroppo sono delle categorie ben censite. Quindi chi ha la percezione di una condizione di fragilità personale ma non si ritrova in questa categoria, mi mettono in loro panni e dicono io c'è. Però noi, se vogliamo dire dottoressa, così la rispieghiamo sta roba perché è venuta fuori anche all'inizio. Cioè i fragili chi sono? Sì, diciamo che per la terza dose sono limitati a due differenziazioni, che sono quelli che hanno la cosiddetta dose addizionale e quelli invece che hanno la dose booster. Allora, quelli che hanno la dose addizionale con un calendario che significa completato con la terza dose,
che ha una distanza di 28-29 giorni dalla seconda, sono quelli che si immagina e si pensa possono non avere una risposta ottimale mantenuta nel tempo solo con due dosi. Quindi è necessario per completare il ciclo vaccinale fare la terza. Sono i soggetti che soffrono di malattie che determinano immunodepressione. Questi soggetti sono principalmente i trapiantati, per cui li abbiamo chiamati, coloro che hanno problemi oncologici in trattamento con farmaci che determinano questa scarsa, diciamo, risposta immunitaria, ed altri soggetti che per altre patologie, autoimmuni eccetera, si curano con farmaci che determinano questo tipo di problemi. Infatti abbiamo mandato a tutte le aziende un elenco di farmaci che ci ha mandato AIFA, che sono dei farmaci che le persone magari assumono e quindi determinano quella condizione. È solo un elenco indicativo, per cui ci possono essere altre situazioni che magari vengono riconosciute o dal medico di base o dallo specialista che li cura, per cui viene individuata la necessità, proprio per la terapia che stanno facendo, di essere soggetti fragili, per cui viene fatta la terza dose senza considerare i 6 mesi ma i 29 giorni. Invece la terza dose booster, quindi questa si chiama dose addizionale, la terza dose booster è stata estesa a tutti i soggetti, come diceva il Presidente e l'Assessore, sopra i 60 anni, ma anche a tutti i soggetti di qualsiasi età che hanno delle patologie che li espongono a rischio. Queste patologie quali sono? Quelle che abbiamo già affrontato con il piano vaccinale anti-Covid, i soggetti diabetici, insulino dipendenti, soggetti con malattie croniche, soggetti con malattie del sistema nervoso, i soggetti obesi, cioè c'è tutta una categorizzazione di soggetti a rischio particolarmente vulnerabili a cui, indipendentemente dall'età, viene offerta la possibilità di fare la dose booster. Poi tutti i soggetti sani a partire dai 60 anni. Inoltre la dose booster va fatta ad alcune categorie con maggiore possibilità di rischio, che sono gli ultra ottantenni nelle strutture di comunità, quindi i centri per anziani, e gli operatori sanitari. Ecco, questo è il panorama dell'offerta attuale. Se uno ha un dubbio comunque di avere, essere in questo elenco, certamente può rivolgersi al medico di base. Chiaramente sì, perché il medico di base conosce nello specifico la situazione del paziente, che magari non possiede un'estensione ticket, esatto, che lo rende immediatamente riconoscibile dal sistema, ma che invece il medico conosce la sua situazione o per, diciamo, diagnosi fatta recentemente, oppure perché non ha un'estensione ma comunque ha una patologia che lo rende un soggetto vulnerabile. Terza dose poi ancora su questo punto, noi non abbiamo ancora raggiunto il tetto anticorpale entro cui possiamo definirci protetti o a rischio, cioè non conosciamo, ci sono studi che hanno accertato questo tetto massimo per cui ci si può dire protetti oppure non protetti. Dal punto di vista serologico si stanno facendo degli studi, perché la vera protezione viene data dagli anticorpi neutralizzanti. Quindi si stanno facendo degli studi, delle valutazioni per capire, uno, quanti anticorpi neutralizzanti sviluppa un soggetto vaccinato. Ma il problema non è tanto quanto, come diceva prima il Presidente, ha fatto un dosaggio e risultato un certo valore. E quello che non sappiamo, che lo sapremo via via, che si seguono le coorti di questi soggetti, e quanto tempo durano questi anticorpi neutralizzanti a quel livello, perché è solo attraverso la valutazione della durata della protezione anticorpale specifica che si può capire fino a quando io sono, diciamo, protetto o meno. Ma questa non è una cosa che è nata con il Covid, questa è una cosa che fa parte di tutti i vaccini, e quindi nel tempo ci danno la possibilità di assestare un ciclo vaccinale a due dosi, a tre dosi. Oppure, dico solo questo, anche ogni volta che necessita. L'esempio più classico è l'antitetanica. L'antitetanica ne facciamo tre dosi ai bambini appena nati, la quarta dose a 5-6 anni, la quinta dose a 14-15 anni e dopo
ogni 10 anni almeno, oppure quando uno si fa male ed ha un'esposizione che può essere pericolosa. Quindi non è che ci stiamo inventando niente, esistono delle norme ben precise, delle regole ben precise che regolano il mondo dei vaccini. Il Covid è l'ultimo, ma è quello che naturalmente desta più, insomma, ansie forse come conoscitive. Ultima e poi mi taccio. I guariti da Covid si vedono scadere il Green Pass e quindi dovrebbero fare una dose. Devono fare una dose. Molti dicono non ci fanno nemmeno un sierologico. Non è previsto. Confrontato con un vaccinato a seconda dose per capire se almeno gli stessi anticorpi di uno vaccinato completamente. Perché devo farmi una dose se magari ho lo stesso livello anticorpale di chi ne ha fatte già due? Perché semplicemente l'ho detto poco fa. Non c'è. Perché no, allora, perché la pari, allora, non esiste un livello di anticorpi che possa assicurare che quella persona è protetta per tot tempo. Se io ho fatto la malattia e oggi mi vado a fare un prelievo e ho un valore pari a 30 e il mio amico ha fatto il vaccino e ha un valore pari a 30, io non so se il mio 30 durerà per quanto tempo, la prossima settimana potrebbe anche essere sceso. I calendari vaccinali internazionali prevedono che il soggetto che ha superato la malattia faccia almeno la seconda dose per avere un ciclo vaccinale che si definisce completo. Addirittura le linee guida internazionali dicono che i soggetti fragili che hanno superato la malattia devono fare 2 dosi perché il ciclo vaccinale venga considerato completo. Quindi questa è la stessa strega delle 3 dosi che facciamo nei soggetti particolarmente fragili, è la stessa cosa. Cioè lo facciamo in via preventiva, quindi? No, lo facciamo per assicurare la protezione che un vaccino deve assicurare, non in via preventiva, per proteggere la persona. Grazie. No, volevo aggiungere una roba, mi permetto, c'è un terzo aspetto, la quantità, la durata e poi c'è l'immunità cellulare, certo, che questa non riusciamo a misurare. E poi sempre, come si può dire, consigli per non farsi male, non è che se hai avuto il Covid non sei più infettabile, perché noi abbiamo anche casi di reinfezione, a prescindere dal vaccino, di persone che si sono reinfettate e sono finite in ospedale dopo aver fatto il primo Covid nel primo giro. Quindi la preoccupazione mia è, sono vaccinato non ho problemi, ho avuto il Covid non ho problemi, sono due robe da stare attenti nei comportamenti. Riguarda subito. Grazie, Presidente. Una domanda della dottoressa Russo. Dottoressa, è solo per le dosi addizionali che il periodo è 28-29 giorni, per gli altri sono 6 mesi. Grazie. Presidente, buongiorno. Prego, buongiorno. Lei ci ha dato i dati della percentuale dei vaccinati, gli ottantenni, settantenni, anche i sessantenni, insomma quasi ci siamo, perché arriviamo all'89,6%. Sulla popolazione vaccinabile, cioè chi ha più di 12 anni. Al convegno che avete organizzato lunedì, gli esperti che avete invitato hanno detto, il professor Renzi, il professor Brusalferro, che viste le varianti, l'immunità di gregge o di comunità si raggiunge quando siamo al 90%. Quindi la domanda che le faccio è, secondo lei, premesso comunque che il virus viaggia tra regioni, quindi potremmo raggiungerla in Veneto, ma poi insomma virus si muove, secondo lei raggiungeremo mai in Veneto questa percentuale? E la seconda domanda, lei ogni tanto, abbastanza spesso, tratta il tema della divisità, cioè del fatto che questo argomento, i vaccini, il tampone, il Green Pass, siano molto divisivi e teme una spaccatura della società o comunque anche se è una fetta molto minoritaria, quelli che non si sono vaccinati, soprattutto tra i cinquantenni, i 30-40enni, c'è uno zoccolo duro che di fatto non si vuole vaccinare e basta vedere i dati, i booster hanno superato ampiamente le prime dosi. C'è stata una risposta, visto che lo dice spesso, da parte del governo di una campagna informativa oppure non ha avuto nulla di risposta? No, intanto partirei dalla prima cosa, cioè il dato che ci deve fare riflettere, su quale potrei dire ragioniamoci sopra, no? È il fatto che dai 18 ai 65 anni abbiamo 590.000 persone, quelle che definivamo in età lavorativa,
per praticità nei conti che facevamo per il famoso tampone della Green Pass, che non si sono vaccinati. Quindi dei 18 ai 65 anni ne abbiamo quasi 600.000, nonostante la nostra alta percentuale. Arriveremo mai al 90%? Non ho la sfera della verità. Di certo la campagna vaccinale è passata da punte da 20.000, 25.000 degli ultimi mesi di prenotazione, diciamo quella estiva, post diciamo agosto, fine agosto, primi di settembre, ai 1.500 di oggi. Abbiamo avuto un periodo di flat intorno ai 4.500 vaccinazioni al giorno, prime dosi per circa un mese, di settembre-ottobre, e poi siamo pian piano scesi. Ho l'impressione che stiamo andando verso il fondo del barile, no? Allora, ipocrisia vuole che si dica innanzitutto che al 100% non ci arriveremo mai. Mi sembra evidente, vedendo anche qualcuno che va in piazza, non penso che restino tutti folgoranti sulla via di Damasco. Arrivare al 90% sarebbe un grande obiettivo. Noi adesso stiamo, sicuramente ci avvicineremo all'85%, insomma, abbiamo ragionevoli proiezioni per dire che all'85% ci arriviamo. Dopodiché ogni giorno è un giorno in più per la vaccinazione. Campagna vaccinale. Io trovo strano e anche ingiustificabile, ho vissuto questa partita con due governi, no? Il Conte 2 e il governo Draghi. Ho detto a entrambi i governi, in più riunioni, occupiamoci della comunicazione istituzionale. Se voi pensate, non c'è una comunicazione istituzionale di supporto alle vaccinazioni, o se volessimo proprio dirla tutta, di supporto all'informazione della quale i cittadini hanno diritto. Perché penso che alcune fake news, lo dicevo anche lunedì al convegno, se parlo con un giovane che non si è vaccinato, non sono tanti che si stanno vaccinando, uno degli adagi più ricorrenti è quello di dire: non mi vaccino perché il vaccino rende sterile. Voi fate un sondaggio e ne trovate tanti, no? Questa è una fake news, non è una fake news, ma qualcuno a livello istituzionale deve rispondere alla comunità. E così i danni postumi che avremo con il vaccino, le coagulazioni, perché il vaccino contiene grafene, quindi della vita delle coagulazioni, ce n'è altre menate del genere. E del resto, se vi ricordate, quando c'è stato il grande dibattito sui vaccini per i bimbi, anche allora uscirono delle impurità, cioè ci sono metalli, eccetera, tutti questi ragionamenti. Io non sono esperto, dico semplicemente che le istituzioni hanno un obbligo, è quello di metterci la faccia. Sì, ma come si spiega il fatto che nonostante non me lo so dire. Appelli non ci sia una risposta? Non me lo so dire, non lo so, probabilmente si pensa che non sia utile, però io penso sia utile anche perché nel contingente tra le persone che non si sono vaccinate ad oggi, molte non l'hanno fatto perché hanno paura, hanno avuto solo delle informazioni, e noi, abdicando al ruolo di informare, lo abbiamo delegato direttamente ai social media, all'interno dei quali le informazioni viaggiano alla velocità della luce. Cioè, se noi oggi dovessimo fare una sintesi del Covid, il Covid ha aumentato le velocità relazionali, pensateci, e comunque delle dinamiche sociali. Quindi io penso che il vero problema, se il governo dice che l'obiettivo è arrivare al 90, 95, 100%, non so cosa si dice, la percentuale che vi piace di più, è fondamentale parlare ai cittadini. Dopodiché resto fermo sul fatto che noi non possiamo immaginare che il Covid sopravviva al Covid come spaccatura sociale. È una componente minoritaria rispetto alle idee di tutti. Penso che abbiano diritto di manifestare, ci mancherebbe. Dopodiché dobbiamo preservare la libertà di ognuno, no? Dei negozianti che devono avere il diritto di alzare le sale cinesche durante i fine settimana, non tenerle abbassate perché le manifestazioni sono in corso, dei cittadini che hanno diritto ad avere la loro libertà. E uno può dire: ma allora cosa vuol dire azione di pacificazione? Non sto dicendo che bisogna rivedere i piani di sanità pubblica, sto dicendo ad esempio che se guardo da una parte della barricata, penso che ad esempio il grande contingente, perché c'è di chi protesta semplicemente perché ha l'obbligo del tampone per andare a lavorare, lo potremmo risolvere autorizzando lo stesso tampone con la modalità fai da te presso l'azienda.
io mi sono sentito la risposta a livello nazionale che comprendo, dico ah vabbè ma c'è il medico aziendale, sì ma l'80% della nostra impresa ha meno di 15 dipendenti, su 15 dipendenti signori, quanti ce ne sono vaccinati? Uno? Due? Impensabile che un artigiano si procuri il medico aziendale ogni 48 ore, lo può fare la grande industria che ha 1000 dipendenti, poi frato non esiste. Allora, il fai da te, se dovessimo controllare la glicemia per gli eventuali diabetici, non è che diciamo vai in ospedale a farti prelievo, c'è lo stick, c'è il test rapido per misurarsi, non è che uno si porta... Ecco, quindi questo da una parte. Dall'altra parte quali sono i toni? Se da una parte chi governa potrebbe ad esempio andare incontro con l'autorizzazione di test rapidi che sono riconosciuti, fra l'altro annunciamo, e ci fermiamo qui, dell'ECDC a livello internazionale, è stato sancito ieri che i test rapidi sono validi. Finalmente è finita anche questa discussione. Facciamo vedere il pezzo di carta, adesso lo vediamo per vero. Eccolo qua, guardate. Dottoressa, come una brava studentessa, era sottolineato tutto messo tutte le cose. Stampato ieri, cioè, fra l'altro aggiungo su tutta la linea fra l'altro dicendo cosa sì. Ma c'è stata un'autorizzazione a 360 gradi con un altro documento che ha riconosciuto valido per il Green Pass anche a livello europeo, cioè non c'è neanche più il problema di dire tampone non funziona, non va, ecco, boh. La serie non è il mio mestiere, leggo le carte che scrivono quelli che dovrebbero sancire. Allora, da un lato questo, dall'altro la pacificazione passa attraverso anche una forma di protesta dove io direi che le aggressività verbali, non voglio neanche parlare di quelle fisiche perché gli esempi che ho visto a Roma penso che non c'entrino nulla con la protesta, no? Sono da condannare senza se e senza ma, soprattutto la violenza, ma anche il linguaggio ha un suo senso, soprattutto se quando sei un capopopolo indichi la via. Sapete, cioè, se tu monti un cavallo, la prima volta la roba che ti spiegano è che il cavallo va dove gli dici di andare. Quindi devi avere cura e rispetto per l'animale, perché lui rischia di farsi male, perché lui va. E a volte c'è qualcuno che ragiona come un cavallo, ascolta e va. Quindi dobbiamo stare attenti, perché poi c'è una responsabilità anche, non so, anche di comunità. No? Io penso che se rientrassimo in un confronto che sia meno aggressivo anche nei toni e che il governo riconoscesse, ad esempio, ho fatto l'esempio di test fai da te, forse riusciremo a fare un po' di percorso assieme. Vedere famiglie spaccate a metà da questi dibattiti, le avete conosciute tutte queste situazioni, o amicizie che si vanno, come si può dire, dissolvendo perché ormai non si riesce più a ragionare, cioè, diventa una guerra di religione, scusatemi, eh. Ci sono altri interventi in domande per il Presidente, altrimenti passiamo... Passiamo la parola al dottoressa Russo, che ringrazio, vi parlerà delle scuole, io vi saluto, vi parlerà anche del valore dei numeri che ci dicono che ancora l'infezione veramente la stiamo controllando. Anche l'incidenza nelle scuole, insomma, vedrete, sono numeri rispetto. Poi il nostro progetto Scuole Sentinella, che è quello che ci dà più soddisfazione, perché insomma... Di numeri ne abbiamo fatti tanti, 11.727, giusto? E quindi avete uno spaccato anche per assicurare i genitori rispetto a alcune dinamiche scolastiche. Grazie. Grazie. E buona giornata. Lascio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vi porto alcuni dati per quanto riguarda la scuola. Abbiamo nella nostra valutazione che facciamo insomma settimanalmente, abbiamo un sistema che ci permette insomma di vedere qual è l'andamento. Vi dico che la situazione, come diceva il Presidente, è abbastanza sotto controllo. Abbiamo dal 15 settembre, per quanto riguarda gli studenti, quindi di tutte le varie fasce di età, quindi a partire dallo 06, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo e secondo grado, abbiamo avuto 2.327 positivi. 141 positivi invece sul personale scolastico.
Quindi in totale, adesso non so proprio i numeri precisissimi, ma 800.000 sono tutto il mondo degli studenti e 107.000 sono quello degli operatori del personale scolastico. Quindi 141 insomma, su 107.000 e 2.327 su 800.000 studenti. Quindi, diciamo, pur essendoci delle positività, insomma, sono dei numeri che al momento non ci preoccupano. Poi abbiamo, se volete insomma, sapere come, qual è l'andamento di questa settimana, è chiaro che ogni caso, questo lo dobbiamo chiarire, ogni caso positivo, sia che si tratti del mondo della scuola, sia che si tratti del mondo extrascolastico, genera, come sappiamo, un'indagine epidemiologica, quindi l'individuazione di contatti e poi il tema della quarantena oppure del monitoraggio. Allora, i soggetti che sono stati in totale interessati sia come soggetti positivi, li abbiamo già detto, come soggetti in quarantena oppure monitorati, in totale sono stati 35.379. E di questi una parte chiaramente in quarantena e una parte in monitoraggio. Questo, qual è la distinzione su questo? L'abbiamo già sperimentato l'anno scorso, l'abbiamo portato avanti per quasi tutto l'anno scolastico, tranne il periodo in cui avevamo un'alta incidenza, per cui non si riusciva più a seguire il monitoraggio per ogni classe, per cui avevamo sospeso, poi le scuole in parte sono state chiuse. Ma noi abbiamo attualmente un protocollo che prevede che nel momento in cui in una classe abbiamo un soggetto positivo, naturalmente tutti i ragazzi stanno a casa fino a quando, nell'arco di brevissimo tempo, la maggior parte delle USA hanno fatto in queste ultime settimane, anzi, delle corsie preferenziali per la scuola, per cui si garantisce che nel più breve tempo possibile, 24 massimo 48 ore, tutti i bambini della classe interessata, i ragazzi della classe interessata fanno il test. Se tutti i soggetti sono, se tutti gli studenti sono negativi, tornano in classe. Quindi questo a garanzia del fatto che insomma, la scuola sia in presenza, elemento estremamente importante per tutti i motivi che tutti conosciamo benissimo, sia per gli studenti che per le famiglie stesse. Perché parliamo di monitoraggio? Perché sappiamo anche che questi ragazzi, questi bambini che tornano in classe sono, diciamo, in una sorta di, come si può dire, comportamento controllato. L'avevamo detto l'anno scorso, l'abbiamo anche scritto, cioè si raccomanda ai soggetti che tornano in classe ma sono stati nella classe dove c'era il positivo di avere un comportamento responsabile, che dipende dal bambino, dal ragazzo, ma dipende anche dalla famiglia. Quindi niente feste, niente centri sportivi per quei 10 giorni, che sono quei giorni che noi consideriamo come di, diciamo, massima durata, per cui possono presentarsi delle positività, hanno un comportamento e evitano quelle che sono le attività che possono portare naturalmente a diffondere l'eventuale positività. Ecco, questo è attualmente il nostro protocollo. Se vediamo questa settimana, abbiamo 4.848 studenti in quarantena e 5.496, quindi 5.500 in monitoraggio, questa sorveglianza particolare di cui abbiamo appunto parlato. L'andamento di questa settimana è leggermente in aumento rispetto alla settimana scorsa. Possiamo interrompere, sì. Giusto per ricominciamo poi da capo. Quindi 4.848 studenti sono in quarantena, cioè sono a casa. Sì. Se stanno a casa quanti giorni? Stanno a casa, dipende. Se sono vaccinati stanno a casa 7 giorni, se non sono vaccinati stanno 10 giorni. Okay. Questo lo stabilisce la circolare del Ministero. Mentre i 5.496 monitoraggio sono rientrati a scuola, ma devono comportarsi, sì, tra virgolette, in maniera più controllata. Sì, questa è la situazione proprio di questa settimana. Se volete quelle del personale scolastico, vi dico che in quarantena ce ne sono 307 e invece 430 sono in monitoraggio. Quelli in quarantena sono i positivi? No, in quarantena sono i contatti stretti di soggetti positivi, perché solo i positivi sono in isolamento. La quarantena
ci distingue perché sono persone che stanno a casa ma non sono positivi. Scusi, 307 e 430. Chiedo scusa, un secondo per favore, colleghi, quando interloquite accendete il microfono perché altrimenti non ci sentono, grazie. Allora, poi ci sono anche, ma questo insomma lo ripetiamo per evitare che ci siano delle interpretazioni sbagliate, quando parliamo di scuola 06, di fascia 06, in questo caso se c'è un caso positivo stanno tutti a casa, eh? È solo dalla scuola primaria in su che abbiamo questo tipo di suddivisione. Perché? Perché naturalmente i bambini piccoli facciamo fatica ad avere una sicurezza del fatto che non siano venuti a contatto, proprio perché insomma il distanziamento, le mascherine eccetera che sono previste per la scuola non vengono, insomma, non possono essere naturalmente applicate per quelle fasce di età dei più piccoli. Dottoressa, scusi, ma sì, se invece dalla primaria, quindi dalla prima elementare, come la chiamiamo normalmente, sì, si trovano due positivi, stanno a casa tutti? Al momento stanno a casa. C'è un protocollo che attualmente abbiamo, insomma, con cui abbiamo lavorato con l'istituto e col ministero, che ancora, insomma, è fermo. Però c'era anche questa valutazione dei due casi. E se per caso, beh, ha già risposto, se per caso quando rientrano dopo aver fatto il tampone se ne trova un altro, ovviamente stanno a casa. Certo, stanno a casa. Ecco, questo. Poi diciamo che questi casi si distribuiscono principalmente nei più piccoli, il 34% di tutte le positività, e poi un po' meno per quanto riguarda le altre fasce di età. Oltre a questo, che naturalmente è la situazione delle positività di monitoraggio delle quarantene, come dicevamo prima abbiamo le scuole sentinella. L'anno scorso avevamo avviato un percorso sperimentale di sorveglianza delle scuole sentinella che poi è diventato nazionale. Abbiamo, vi dico i dati delle scuole sentinella, al momento 60 scuole coinvolte, quindi che comprende all'incirca sui 16.000 studenti che possono, insomma, che rientrano in questo ambito. Abbiamo un'adesione pari al 70%, quindi un'adesione molto alta, però abbiamo concordato tutte le modalità con l'ufficio scolastico regionale e anche con i dirigenti scolastici, a cui abbiamo spiegato tutto il sistema, perché sapete che nelle scuole sentinella il prelievo viene fatto tramite il tappone salivare, per cui vengono consegnate le salivette agli studenti, questi la mattina raccolgono la saliva, la portano in classe, hanno già l'etichetta e praticamente vengono raccolte e poi portate in laboratorio, è un tampone di tipo molecolare. Di questi abbiamo fatto 11.727 test e finora abbiamo trovato 7 positivi. Questo perché è importante? Perché allora abbiamo da un lato il sistema che ci consente di individuare i positivi, che generalmente quando li riscontriamo, quei 2.000 casi che vi abbiamo detto adesso, dal 15 settembre sono i soggetti che hanno avuto una sintomatologia, quindi sono andati dal medico, hanno fatto il test e si sono riscontrati positivi, abbiamo avuto la possibilità di circoscrivere, di considerare, diciamo, il monitoraggio di tutta la classe e della famiglia. Invece quando abbiamo le scuole sentinelle, lì lo facciamo su tutti, quindi anche su tutti i soggetti asintomatici, e come vedete, insomma, la positività per fortuna allo stato attuale è molto molto bassa, e abbiamo visto che anche perché tutte le aziende hanno la disponibilità a spiegare, ad informare anche i genitori per quanto riguarda il test salivare, abbiamo una buona compliance, quindi un 70% di adesione, ma contiamo che questo via via aumenti. Quindi diciamo siamo, insomma, abbastanza soddisfatti di come stanno procedendo le cose. Abbiamo, rispetto alla scorsa settimana, nell'ambito di tutti i positivi scolastici un leggero aumento, che comunque in linea con il leggero aumento che abbiamo visto anche diciamo nei dati di tutti i giorni, quindi il nostro è un monitoraggio abbastanza, insomma, puntuale e continuo. Poi vorrei dire una cosa che forse non è scontata, è che tutto questo sistema di sorveglianza, sia che si basi sul soggetto positivo perché è sintomatico, sia sul sistema delle scuole sentinella, è basato sull'esistenza di una rete
che è costituito da un referente Covid della scuola e un referente Covid nel SISP di riferimento. Quindi c'è una rete, diciamo, di collaborazione e di accordo su quelle che sono le misure che vanno intraprese, che è, rende questo sistema molto funzionale e molto importante per il monitoraggio della circolazione del virus. Questo ci teneva a dirlo. Quindi questa è la situazione, insomma, della scuola in generale e delle scuole sentinella. Grazie dottoressa Russo. Se l'assessore Lanzarini ha qualcosa da dirci. No, rispondiamo solo. Allora, ma si sente. Ho fatto una verifica su Abano, non ci risultano cluster. C'erano quattro turisti, di cui due stranieri che sono anche già entrati, quindi tutto molto sotto controllo, non ci risultano altri popolari. Perfetto, grazie. E scusi dottoressa Russo, soltanto una cosa tecnica. Le scuole sentinella comprendono sempre i ragazzi da 0 a 18 anni oppure solo elementari, medie e superiori? No, adesso anche le primarie. Sì, l'anno scorso avevamo fatto un progetto solo sulle scuole secondarie e sulla terza media, okay. Perché erano ragazzi insomma più grandi e l'avevamo fatti con i test di terzo livello, rapidi di terza generazione, scusate. Invece quest'anno comprendono a partire dalle primarie. Il progetto da 6 anni. Il progetto nazionale, diciamo, prevede fino alla, come ricordava bene l'assessore, fino alla scuola secondaria di primo grado, ma avendo fatto noi anche l'anno scorso le scuole secondarie di secondo grado, li abbiamo inserite e quindi abbiamo allargato, perché quello era il target, diciamo, definito a livello centrale, poi le regioni se volevano potevano estendere. Noi abbiamo ricompreso, visto che avevamo avuto un'alta adesione anche delle scuole secondarie, abbiamo ricompreso anche le scuole secondarie. Di secondo grado. Il prelievo, sempre nel progetto Scuole Sentinella, che cadenza ha e dura fino alla fine dell'anno scolastico, anche quest'anno? Sì, allora ha una cadenza quindicinale, quindi gli stessi studenti ogni 15 giorni fanno questo tampone salivare. Poi è partito all'inizio della scuola, già noi il 15 settembre eravamo pronti, proprio perché avevamo questo background, diciamo, di organizzazione con l'ufficio scolastico regionale, e continuerà fino alla fine della scuola, grazie, dell'anno scolastico. Cristina Giacomuzzo ha una domanda per la dottoressa Russo. Sì, non avevo capito un numero, 34% era il dato che lei riferiva riguardo dei positivi più piccoli, quindi vuol dire 0-6 anni, dottoressa? Sì. Ok. Sì. E avete fatto anche un'analisi dei luoghi, cioè ci sono stati da settembre ad oggi dei focolai che hanno colpito, che non so, più una provincia rispetto a un'altra, più una scuola rispetto a un'altra? Non ci rispondo. Non abbiamo avuto questo tipo di differenziazione marcata tra un'azienda e l'altra, non si riscontra al momento, cioè non abbiamo un'area territoriale, perché se noi andiamo a vedere, tra l'altro nel report che il Servizio Epidemiologico Regionale ci fa di settimanalmente di tutta la regione, vediamo che non abbiamo delle zone che abbiamo avuto nel passato che sono più diciamo positive di altre, dove abbiamo una maggiore concentrazione di soggetti positivi rispetto agli altri. Quindi, perché sapete insomma che a livello regionale abbiamo al momento un'incidenza che è di 40 soggetti su 100.000, con una distribuzione insomma dei casi abbastanza uniforme, per fortuna insomma una colorazione della regione ancora sul chiaro, ecco. Non dico bianco, ma insomma. Chiaro. Posso finire con un'altra cosa, un altro argomento? Riguarda il vaccino contro l'influenza. Da due allora si.